Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera allenatore con il Dallas. In realtà, carriera giramondo, come state? Spero bene, signori. Oggi, tre partite. Mi avete detto anche di simulare ogni tanto, se le cose si mettono bene. Perché no? Potremmo effettivamente provare per far andare le cose un pochettino più rapide. Tre partite, dicevamo, e poi calciomercato. Vediamo un attimo cosa succede, ragazzi, ok? Minnesota, Los Angeles, New England Revolution. Devo essere sincero però, non mi è chiaro come... Se c'è una cosa che non mi è chiara nella MLS è come si scontrano le squadre. Perché qui abbiamo il Colorado, poi il Minnesota l'abbiamo già sfidato, abbiamo di nuovo il Colorado. Un'altra volta il Minnesota. A luglio di nuovo il Colorado. Come cazzo funziona? Scusate, cioè proprio non mi è chiaro. Non mi è chiara questa cosa. Se qualcuno sa spiegarmi come funziona... mi farebbe contento. Minnesota che è terzo. Mi avete detto di provare, visto che abbiamo cambiato modulo, di fare altri esperimenti, ovvero di spostare Velasco sulla tre quarti. Con Ferreira prima punta, sulla sinistra Schön. Ci proviamo. Sicuramente Ariolone oggi si siede in panchina. Andiamo con Nanu, Hedges. Andiamo con Quiñones. Facciamo giocare magari qualcuno di diverso. E direi basta. Ariola ce lo portiamo dietro però. Assolutamente. Boys, direi che possiamo andare in campo. Vediamo se Velasco sulla tre quarti riesce a giostrarsela meglio. Proviamo. Andiamo in campo sempre sul pezzo. E forza Dallas, ovviamente. Mi cambio un attimo anche le mutande. No, non è vero. La posizione della webcam. Tra l'altro in questi giorni c'è l'MLS All-Star. Ragazzi, ne stiamo vedendo di tutti i colori. Seguitemi su Instagram per vederne di più. Una gran figata. Cioè, là si divertono tanto. Là si divertono veramente, veramente tanto. È una cosa seria, ma è anche molto, molto divertente dal punto di vista anche proprio dello spettacolo. Anche Pomical. Ah, avevo visto l'inserimento di Velasco, si era mosso bene. Scusate l'urlo mascolino. E diamo subito una stecchina per fargli capire dove si trova. Anche Marshall Rutti, che da quando l'abbiamo sposato Ala sembra un pochettino più rinvigorito, che bella. Mamma mia, era stato molto bravo. Olè, Velasco si è piantato con la testa nel terreno, proprio devastato Velasco, va bene. Non fate quello che volete, vi prego. Meccanismo, attenzione, da terzino aggiunto. Va lui, Alessandro Bastoni. Alessandro Bastoni, va McKenzie. No, di prima te l'avevo chiamata Ferreira. Cosa stava facendo McKenzie, ragazzi? Ma lo metto come ala. Velasco, hai una stagione da riscattare. Te scurzer sul pallone, eh? Porco zio. Boom! Olè! Olè, via! Stecca per stecca. Facciamo entrare Ariola, va, che Marcello è un po' stanco. Ferreira. Velasco col mancino, Sinclair! Volato fragapane, ma c'è Quiñones, ragazzi, che è fortissimo. Quiñones è fortissimo. Andiamo Paul. Velasco. Ferreira. Ancora Polariola. In dribbling Polariola è passato. Al centro dove c'è Jesus. Ferreira che nel dubbio la mette all'incrocio. È 1-0 Dallas. Sì, tra l'altro meritatamentissimamente. Cioè, ragazzi, stiamo dominando questa partita. Stiamo dominando questa partita. Bravissimo Polariola. Bravissimo Ferreira. Bravissimo Velasco che si è abbassato. Ci siamo. Ma non è vero Velasco. Addosso a Sinclair. Abbiamo fatto un'azione pazzesca tra l'altro. McKenzie è fortissimo. Ma che questo è fortissimo. È passata lo stesso. Jesus Ferreira fa quello che vuole. 2-0 Dallas. Partita chiusa. Pensavo che Sinclair vi uscisse sui piedi e per quello gli ho fatto il pallonetto. Mamma mia, com'è passato Ferreira con una finta di corpo. Guardate qui, hop hop, è andato a sinistra. Poi Sinclair è rimasto bravissimo in piedi, però ha lasciato lì il pallone.
Ferreira poi alla seconda occasione non sbaglia. Ferreira è letale. Ferreira è letale. Effettivamente è un peccato allontanarlo dalla porta. Il problema è che così Gomez, io faccio fatica a metterlo in campo perché Ferreira è fondamentale. Bravissimo, Leggett! Ma non puoi fischiare così! Vinciamo 2-0, signori! E sentite come suona bene! 2-0! Signori, questo 0 è spettacolare! Questo più che i 2! Più che i 2! Lo 0 è spettacolare! Bravissimi! Partita stradominata! Partita stradominata e... Questo è buono! Ma è molto bravo anche Quiñones, ragazzi! Diamogli più spazio, diamogli più campo. Ferreira 10, ormai non mi stupisco neanche più. Diamogli più campo. Mi piace questo. Allora, adesso lo riproviamo contro l'Austin, questo modulo. Sì, scusatemi, contro il Los Angeles, questo modulo. Velasco non mi ha fatto impazzire da trequartista. No. Vediamo un attimo i piani di crescita. Perché Paes qua gioca... Ok, tra un po' diventa un 71. Però... Insomma, adesso mi avete scritto di cambiare il portiere. Adesso Paes effettivamente non mi sta facendo impazzire. Non è che mi dia così tanta sicurezza. Però da qui a cambiarlo, forse. Mi sembra eccessivo. Ecco, Tafari lo darei via. Anche Hernandez mi avete detto che è spostato da tre quarti. Adesso ci proviamo. Posso da trequartista, fa qualche punto overall. Johnson... Non so che fine farà Johnson, ragazzi. Sinceramente. Dai Sean. Ok, Marshall Rutti. 7. Dalla invertita ci sto. E poi Ferreira, devastante. Yar non mi interessa. Allora, andiamo a vedere Hernandez. Così magari se lo vendiamo ci possiamo fare qualche soldino in più. Si nasconde Hernandez. Lui quindi è CEC meno 2 più 2, lo trasformiamo. Justin C, quanti punti overall ha fatto? 2 punti overall. Nella realtà non sta giocando, se non ricordo male. Forse ha qualche presenza, ma poca roba. Ok, quindi il prossimo anno potremmo richiamarlo. Andiamo nella partita contro il Los Angeles, che ci ha dato delle belle perozze partita scorsa, ma vi devo ricordare come sono avvenuti questi gol presi, errori miei. Ritorniamo con Hedges. Quiñones avrà più spazio, ma Hedges in questa partita può essere importantissimo. E mettiamo titolare Paul Arriola sulla sinistra. Direi che possiamo andare in campo così, signori, sempre sul pezzo. Forza Dallas. Nel Los Angeles vedo un Brian Rodriguez sulla sinistra che secondo me non aveva giocato contro di noi la volta scorsa. Sì, ho questo ricordo, magari mi sbaglio. E mi avete chiesto se sono io che ho messo Chiellini, Bale e compagnia cantante nel Los Angeles. No, è il nuovo aggiornamento di FIFA, ragazzi, quindi vi basta aggiornare le rose. Occhio a Cristian Arango, ovviamente. Oh, la Madonna, Blessing. Ok, è avanti in Los Angeles. C'è poco da ridere, ma è più una risata isterica questa, perché ho detto cerchiamo di non fare errori. 2 nella stessa azione. Con Nanu che la lascia lì. Con Paes che non so cosa abbia fatto, sinceramente. 1-0 Los Angeles. Occhio Vela, è passato ancora Arango. Questa volta Paes riesce a deviare in calcio d'angolo. Ancora Paes, sempre su Arango. Adesso che ti ho comprato su Sorare devi fare il devasto, mannaggia i sandali nella realtà, eh. Occhio Edges. Ancora Paes. È durissima. Blessing, ancora Paes che negli ultimi 17 minuti ha fatto 5 parate di cui una se l'ha tirata nel sacco. Bravo Rodriguez, mi deve regalare sto pallone, attenzione perché poi mica la Tommy calcia lo spazio per
proseguire, si sarebbe stato un inserimento di Ferrera non servito. Le linee del campo spariscono e riappaiono. È una magia, quella di Pomical. È bellissimo! Attenzione! Boom! Atomical! Pomical è pareggio Dallas. Non so come, ragazzi. Non so come. Qualcuno si è sniffato le linee del campo. Per forza. Per forza. Non so cosa sia successo. Ma va bene così. Crepò che si ferma. La palla resta lì. Un gran casino. E Atomical, dopo che si è fatto tutto il campo, pareggia i conti. Occhio qua, Nanu. Occhio qua. Temporeggia un attimo. Arango adesso l'ha preso McKenzie. Puoi uscire su Brian Rodriguez. Dagli una stecca di quelle ben assestate. Occhio Sifuente, spassa dal centro del Arango. Vela, non li tengo. Non li tengo, ragazzi. Non li tengo. Non li tengo io, non li tengono loro, non li tiene nessuno. No. Ormai piglio gol da Chiellini con il mancino al volo. Ancora Pomical. Andiamo. È la stessa scena di prima, ragazzi. Uguale identica Pomical. 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 No, crepo. Cambio. Dentro Gomez da trequartista. Ma non è vero Crepò, non è vero Crepò. Ma non ci posso credere cosa aveva fatto Gomez, raga. Ariola. Pomical! Con Crepò che para coi maroni. Allora, quello che abbiamo appena fatto però è calcio champagne. Quello che ha appena fatto invece Ariola non lo è. Zio porco! Legend! No! No! No, Jesus! Mahane! Finisce qui, perdiamo 2-1 contro Los Angeles. Niente, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, è incredibile sta cosa, mortocci mia e vostra anche. E soprattutto Arango, dal punto di vista del gioco, ci hanno massacrato, mazzuolato. Peggior in campo di 0,1 voto Velasco. Porca miseria, porca. Non ce la faccio, ragazzi. Cioè, non riesco. Non riesco, sono forti. Sono incredibilmente forti. Ci staccano, eh. Prima eravamo a 3 punti e basta. Adesso siamo un pochettino più staccati. Damn, uomo. Dopo aver esaminato attentamente tutti i possibili candidati, abbiamo deciso di offrire l'incarico di allenatore della nazionale Canada. Un eventuale prolungamento... Ragazzi, quando scade? Questa offerta scadrà in data 28 agosto. Se non dovessimo ricevere una sua risposta, scadrà. Signori, fatemi sapere sotto nei commenti se la nazionale del Canada può essere esotica quanto basta. QB, per me è una gran figata. Nel prossimo episodio prenderemo la decisione, quindi sotto nei commenti fatemi sapere se la nazionale canadese ci può stare. Secondo me tanta roba. Anche per provare calciatori nuovi. E ce ne sono in Canada parecchi, molto forti. Dallas New England Revolution, con il New England che è settimo. Ci possiamo permettere qualche... settimo di qua. Ci possiamo permettere qualche... qualche cambio. Sono settimi ma hanno 14 punti. Noi in questa... nell'Eastern Conference saremmo sesti. Non c'è tanto da far cambi, anche perché... Quello che mi spaventa assolutamente di più. Proviamo a rimettere Velasco sulla sinistra. Questo poveretto non ci starà capendo un cazzo, ma cosa vi devo dire? Andiamo con Roberts titolare. Serrillo. E Quiñones. Direi che così ci posso stare, o almeno ci provo. Signori, andiamo in campo, sempre sul pezzo. Forza Dallas.
Occhio Gonzales. New England Revolution entra in area. Prova a farla girare. Ma bravissimo Velasco qui a recuperare il pallone e ripartire subito. Non segue Roberts. Era già in profondità invece Ferreira. Eccolo il servizio per Polariola. Al centro Jesus Ferreira. Servito di nuovo per Roberts, che non sbaglia! Al dodicesimo siamo già in vantaggio. Roberts, che non è male. Che non è male per niente. Andiamo. Devo stare super concentrato perché non posso perdere troppi punti, raga. Bella questa azione, eh? Ragionata, attenta, precisa, finalmente. Occhio a Bu Paes. Kill dalla bandierina. Palla per Velasco che può giocarla a Nanu in verticale subito in avanti. Ma no, Frero! Ma what? Attenzione, Roberts, se ne va benissimo, Roberts. Ci prova col mancino da fuori. E apprezzo sinceramente anche la personalità di questo Roberts. Occhio a Hill! Hill ce li ha questi gol. Non mi sorprende, non mi sorprende per niente. Purtroppo ce li ha questi gol e noi non dovevamo lasciargli lo spazio. Palla persa. Subito Hill. Guardate da dove tira. Guardate che gol. Porca miseria. Inognez, così. Verticale per Paul Arriola. Attenzione, Arriola. Arriola. Davanti. Non riusciamo. Oh, ma porca miseria. Non riusciamo a far segnare le ali. C'è proprio un problema. Va bene, Nanu. Occhio Velasco. Yessa! Non ci credevo! Invece me lo devo aspettare da Jesus Ferreira. Nel silenzio tombale più totale, siamo di nuovo in vantaggio. Sì, Nanu. Olè. Guardalo. Vabbè, ma poi mica te comunque sei un geometra, cacchio. Sei un geometra, cacchio. Arriola. Per Velasco! E lisciare. Ma no, mi ne ho veri ne vengo mezzo in grammese. Ah, i meno che sarebbe come torre di occhio. Chiedo scusa a tutti i genitori che hanno sentito, mi dispiace. Bella sta palla, ma chi c'è? Chi c'è? C'è Quiñones. Allora, devo fare dei cambi prima di prendere il pareggio, per favore, bravo ancora Kino. Boom. Ci stava tutto, tanto non me lo butta fuori. Ci stava. Fuori Ferreira, dentro Gomez. Bene, accetto. A questo punto dobbiamo andare a potenziare le fasce e il centrocampo. Quindi fuori Serrillo, dentro Leggett, fuori Velasco, dentro Marshall Rutti. Posso fare un altro cambio? Non posso farlo, quindi andiamo così. Adesso è dura, adesso è dura, adesso è dura. Il fallo è brutto, il fallo è brutto. Quello di Roberts è proprio brutto, però va bene lo stesso. Lo apprezzo. Ogni tanto la stecca l'apprezzo io. Senza fare male, ma ogni tanto la stecca l'apprezzo. Occhio Bu! Finalmente Paes! Quanto è alto sto Gonzales? Bravo Quiñones! Di pallone! Di pallone! Può andare Marshall Rutti, proprio Gomez. Puoi andare Marcello. Puoi andare Marcello. Fallo andare Marcello. Fallo andare. Va bene, anche se stai un attimo lì. Non mi interessa nulla. Va attaccata a sto cacchio. Va attaccata. Va attaccata a sta cippa. Va attaccata a sta cippa. Bravo Arriola. Non molli un centimetro. Rigore. Netto, lo vedo, lo vedi, lo vidi. Lo vedessi. Stecca, stecca, stecca. Che schifo. Che schifo. O'Brien, no. Quanto è scriptato sto gioco. Lo sapevo una volta che sono partiti che mi avrebbero segnato. Da!
Peccato perché era una buona prestazione la nostra. Peccato perché era una buona prestazione la nostra. Sono brutti i punti persi, che sinceramente sono totalmente realistici e in linea con la stagione attuale del Dallas, che perde partite a caso, vince partite a caso, fa fatica a vincere. Ha passato un momento in cui non vinceva manco se avesse giocato da solo. Però proprio Brian mi tira il culo, vabbè, il karma, è giusto così. Siamo ancora lì, per fortuna, ce la stiamo ancora giocando. E inizia il calciomercato. Arrivano già delle offerte. No, come ne hanno richiamato? No! Ma lo stavo usando, adesso che l'ho usato. Adesso che iniziavo ad usarlo. Non ci si comporta così. Il Miami FC offerto per il prestito per Roberts. Mi rifiuto. Aggiornamento mensile per quanto riguarda la primavera delle pippe al sugo, che veramente da 1-5-5 sinceramente non mi aspetterei. Allora, Yara se n'è andato, Yildirim se n'è andato, basta. Quindi ragazzi, cosa ci serve noi nel concreto? Allora, abbiamo messo tutti sul mercato, quelli che ci serviva mettere sul mercato. Smith, possiamo tenerlo. A questo punto Servania, visto che ci siamo così, possiamo darlo in prestito. Loro non se li prende manco una società per azioni. Questo ci diventa trequartista o no? Boh. Speriamo che questi non ce li chieda nessuno. Parker lo diamo in prestito, diavolo in prestito. Secondo me ci serve adesso un terzino destro totale, proprio un terzino destro totale. C'è Brandon Bay che se n'è andato al Kortrijk. Io non so sinceramente tu cosa ci sia andato a fare al Kortrijk. Potremmo andare a cercare in MLS, vediamo un attimo cosa ci riserva il futuro. Abbiamo sicuramente Araujo, che non è male. Bailey del Cincinnati non mi fa impazzire. Della Gazza però giocava centrale nel New England. Tom Edwards, andiamolo a seguire, del Red Bull. Paul Marie, però Paul Marie mi sa che ha un overall imbarazzante. Ada? Bro Guillard, cioè? Solo lui? Alistair Johnston. Allora Amundsen mi fa un po' bestemmiare, però non è che sia proprio marcio. Claudio Bravo, fuori 10 giorni, Claudio Bravo. João Butinho non è un difensore centrale. João Butinho è buono, ragazzi. Oh, João Butinho è buono. Anche Tolkien, lo mettiamo a seguire. Un bravo ragazzo, Tolkien. Signori, direi che ci possiamo fermare qui. Vediamo se ci arriva qualche offerta. Ricordatevi di farmi sapere per quanto riguarda la nazionale canadese. Io avevo detto che quest'anno Jesus Ferreira l'avrei voluto tenere, però ditemi voi sotto nei commenti. Ci vediamo, alla prossima.